Io voglio ringraziare tutte le associazioni che danno una mano all'emergenza neve, all'aspetto sociale, innanzitutto Sant'Egidio, poi la Caritas, l'Unitalsi, le Atli, Centro Stalli, San Vincenzo De Paoli, la Rete delle Parrocchie. Grazie a queste associazioni si può dare questa risposta e 2500 sono i posti sicuri e censiti, ma probabilmente in città ce ne sono anche di più, perché molte persone lo fanno spontaneamente e neanche lo dichiarano. Ecco, questo serve sostanzialmente a fare in modo che tutti coloro che non hanno fissa dimora, tutti coloro che vivono girovagando una città senza un tetto sicuro, in questo momento non muoiono assiderati, non vengono abbandonati. È un aspetto molto importante, perché combattere sull'emergenza neve significa dare risposte a tutti i cittadini, a coloro che si devono muovere, a tutte le famiglie, ma anche a chi è più esposto. Se non ci fosse questa realtà non ci sentiremmo la coscienza tranquilla. La precipitazione di oggi pomeriggio è stata più intensa e più in anticipo rispetto alle previsioni. Le previsioni meteo parlavano di neve in serata, invece è stata anticipata e cominciata dall'1 alle 2. Adesso c'è un momento di pausa, potrebbe tornare qualcosa più tardi in serata, ma verso le 19 dovrebbe essere tutto finito. Rispetto a questo sono previsioni che vengono date, che noi seguiamo, però purtroppo spesso le previsioni in questi giorni si sono dimostrate in qualche modo fuorvianti, per cui da questo punto di vista bisogna sempre procedere a vista, momento dopo momento. Abbiamo prorogato per domani l'ordinanza che obbliga a portare le catene a bordo, quindi tutt'oggi dobbiamo stare allerta. Fino a quando, signor? Fino a mezzanotte di domenica. Il nostro obiettivo è riaprire tutti gli uffici e tutte le scuole per lunedì, e ci riusciremo, però bisogna stare attenti soprattutto adesso di sabato e in questa serata.